Only the stronger will survive. Little Red die, don't cry. Hardcore gamer style, fan beat e vai. Polyphony Digital rilascia la più grande demo mai realizzata, ben lontano da quel Gran Turismo HD che lasciava un senso di incompiuto nell'animo dei fans. Disponibile al medesimo prezzo sia in formato Blu-ray che tramite il download da PlayStation Network, il titolo comprende circa 70 veicoli guidabili sui 6 tracciati disponibili: Lager Norwond, il Daytona International Speedway, il circuito cittadino di Londra, il Fuji Speedway, Suzuka e High Speed Ring, tutti percorribili nel tradizionale senso di marcia e al contrario. La modalità disponibile comprende la classica arcade o evento. Nella prima potremo semplicemente scegliere una vettura ed un tracciato ed iniziare una gara contro 15 avversari virtuali, oppure scegliere una gara a tempo provvista di un fantasma da una nostra precedente performance o di derapata. In modalità evento invece, dopo aver acquistato un'auto con i fondi a nostra disposizione, potremo affrontare uno dei 30 eventi disponibili suddivisi in 3 categorie di difficoltà. Ogni evento è contraddistinto dal proprio tracciato, numero di giri ed eventuali restrizioni sulle auto dei partecipanti. La qualità grafica è complessiva e straordinaria, soprattutto per le tanto decantate vetture realizzate dalla Polyphony Digital, 1080p, 60 frame al secondo, anche estremamente stabili. Tutto con modelli delle vetture caratterizzati da una qualità mai riscontrata prima d'ora in nessun altro titolo del genere. Vetture curatissime in ogni dettaglio, con fondali strepitosi, realizzate anch'essi con estrema cura. Peccato per il pubblico, poco reattivo ed animato, quasi indegno della qualità complessiva del comparto grafico. La sensazione di guida è molto migliorata rispetto ai precedenti capitoli, grazie ad una fisica decisamente più realistica. Ovviamente il gameplay ricalca di vicino quanto visto nel recente Gran Turismo HD, migliorando tuttavia l'intelligenza artificiale degli avversari, finalmente quasi umani. Sebbene sia ancora acerbo, l'esperienza risulta comunque appagante e impegnativa. Non c'è dubbio, è una costosa demo, ma è un succulento piatto per i fan Sony che non possono più aspettare l'uscita di GT5. Quindi ragazzi, andate sul sito di fanbeat.it, stay with us and check it!